oppure che cosa sto dicendo? A, B, C seguiti da X oppure solo la stringa vuota? Le emoji iniziano per A. Se andiamo a vedere qua, non ce l'abbiamo questa, non l'ho fatta con la grammatica. Però è così. Che iniziano per A. Ovviamente questa regola, questa è la prima regola e questa è la seconda. Quindi, se noi abbiamo messo a X, sicuramente c'è A all'inizio perché questo ci dice che c'è a X. E poi questa è una regola ricorsiva. Questa è tutta una regola ricorsiva. Un'altra piccola cosuccia e abbiamo finito. Il linguaggio concatenazione. Il linguaggio concatenazione semplicemente è un linguaggio che contiene le stringhe del primo linguaggio e le stringhe del secondo linguaggio messe in questa forma qua, cioè messe insieme. L1 per L2 uguale all'insieme ABBBA. A B A A A B B C B B B A C C A A C C B B, cioè C C B, e sarebbe questo più questo, poi questo più questo, questo più questo, e poi tutto questo sempre con la stessa regola, più questo e più questo. E la lunghezza di questa stringa dobbiamo dire che non è più, se voi pensate che sia 5, no, non è 5, ma è 2, perché i linguaggi sono 2, 1 e 2, e i simboli sono 1 e 2. Cioè questi li trattiamo come simboli, ma sarebbero linguaggi. E quindi AB è il primo linguaggio e BBBA, cioè BBA è il secondo, quindi AB, BBA. Ecco. Qua praticamente c'è la divisione delle due parti. E ogni stringa che abbiamo, cioè in questa cosa, ha semplicemente sempre due di lunghezza. Tutte queste hanno lunghezza 2. Poi qua abbiamo fatto un esercizio, definire con diagrammi sintattici un pasto così formato. Il primo pasto può essere di pasta, riso o saltato. Il secondo può essere carne, pesce o formaggio. Il terzo è un contorno. Il quarto è un dolce che può essere saltato. Il quinto è il caffè che può essere saltato. Quindi questo è il primo diagramma, cioè il pasto. Il pasto sarebbe il P. Ecco, fate finta che sia solo P ed è il simbolo iniziale di tutto il linguaggio della grammatica generativa e della derivazione. Poi c'è cioè primo, che è un non terminale, che può essere di pasta oppure riso, oppure saltato. Ora saltato non l'ho fatto, perché non l'ho fatto? Può essere saltato, che praticamente ci doveva essere una freccia che andava, praticamente andava dall'inizio direttamente alla fine, senza andare a toccare nessuno di queste cose. Però la pasta può essere o fettuccine o penne. E questo praticamente non possono essere saltate, può essere saltato solo la pasta. Poi il secondo erano carne, pesce e formaggio. La carne e il pesce sono praticamente due non terminali e li abbiamo dovuti definire, insomma, un po' a lungo perché, cioè, non l'ho finito, vi volevo far vedere, però praticamente ricordatevi sempre che in una grammatica sintattica tu sempre tutti i linguaggi, cioè no, i linguaggi, tutti i simboli non terminali devono essere sempre
specificati, cioè se ne deve sempre parlare, altrimenti non si sa che cos'è. Infatti, se vedete frutta, dolce e caffè, sono tre simboli terminali. E quindi questi tre simboli terminali non vanno toccati perché si sa già, cioè, con cosa sono. Ecco, quindi quando voi vorrete fare un diagramma sintattico, dovrete sempre seguire queste regole che vi ho detto. Bene, noi abbiamo finito per ora e alla prossima puntata finalmente inizieremo con l'ISP. Ciao a tutti e buona giornata.